Allora, rieccoci in diretta. Come promesso, facciamo un approfondimento su alcuni dei nuovi titoli che hanno sostanzialmente fatto il loro ingresso su Wall Street e anche con la loro portata, sostanzialmente, che si trascinano dietro e che insomma rappresentano nel mercato americano. Ne abbiamo già parlato in questi giorni, perché ovviamente non si poteva non farlo, però credo sia opportuno anche magari per chi si è perso, insomma, i precedenti collegamenti, fare un po' il punto della situazione, perché sicuramente è uno degli argomenti della settimana e vi garantiamo che in settimana di cose ne sono successe, come abbiamo già detto in apertura di diretta, tra BCE, insomma, alcune notizie inerenti ai titoli italiani e poi ovviamente una Brexit che si trascina e anche il fronte dei vaccini. Ma facciamo ordine, come vedete siamo su sito oggitrading.it perché è il momento di collegarci, anzi siamo già collegati e quindi saluto Matteo Talarico, oggitrading.it, ben trovato Matteo, grazie come sempre per essere qui con noi. Ciao Giacomo, grazie dell'invito a te e a tutte le fonti. Allora, qui ci siamo collocati sulla scritta RB for Everyone e con il titolo I prossimi esordi a Wall Street, ecco chi debutterà da qui a fine anno. Ovviamente, insomma, si è parlato tantissimo in questi giorni di DoorDash e di Airbnb. DoorDash ha fatto il suo esordio qualche giorno prima, forse il giorno prima, poi è toccato Airbnb seduta di lancio, insomma, sempre questa settimana. E allora, che cosa possiamo Come possiamo analizzare la situazione? Nel senso, perché sono così importanti questi ingressi nel mercato di Wall Street? Beh, una IPO generalmente è sempre importante, per lo più se si tratta di aziende comunque già grosse, come possono essere Airbnb e DoorDash. Parlando già di Airbnb, abbiamo visto come comunque stia cambiando anche un pochino il mondo delle IPO, o come in questo momento il mercato sia veramente tanto euforico. Perché lo vediamo? Perché Airbnb pensa che doveva essere quotata con un prezzo forchetta, inizialmente circa dai 50 ai 60 dollari. Poi è stato rimandato a 68 dollari e effettivamente l'apertura poi ai retail del titolo Airbnb sulla borsa americana a Wall Street è stato addirittura di 150, circa 160 dollari. Quindi capiamo che sono delle quotazioni veramente importanti in questo momento per questi titoli. Parliamo di Airbnb che ha una market cap di 100 miliardi in questo momento, ai fronte dei 30, 37 dell'anno 2017, mi pare 2018. Secondo me c'è tanta euforia, ma anche tanta irrazionalità che sta comandando queste due IPO. Spesso mi viene chiesto: ma allora consigli di entrare su Airbnb, consigli di entrare su DoorDash? Io in questo momento starei un pochino cauto, anche vedendo magari un pochino di fantasmi delle altre IPO che sono avvenute di nomi anche abbastanza importanti. Non so se ricordi Uber piuttosto che Lyft, ma per tornare ancora un po' più indietro in tempo, la stessa Facebook e la stessa Tesla partirono, in particolare Uber e Lyft, con un botto rialzo, come sta succedendo effettivamente con Airbnb e con DoorDash, per poi perdere oltre il 60%. Io di solito non compro le IPO, lo sconsiglio. Non escludo che magari su questi due titoli io possa poi prendere le posizioni a prezzi un pochino più bassi, magari per un lungo termine. Anche perché Airbnb, partiamo da lei, io la reputo una società, un'azienda con un core business molto interessante. Sta rivoluzionando abbastanza il settore del turismo, perché ci si sta spostando, quindi io lo sento anche da persone che sento tutti i giorni, preferiscono mol in molti stanno preferendo ad avere praticamente a affittarsi una casa vacanze piuttosto che stare in hotel, per tutti i benefici che potrebbe avere una casa vacanze al posto di un hotel e per il fatto che è anche meno costoso effettivamente. È molto scalabile il business di Airbnb. Airbnb guadagna sostanzialmente sulle commissioni, no? Quindi praticamente facciamo il caso, io host di una casa, quindi ho una casa che voglio mettere in affitto giornalmente, te la metto in affitto a te a 100 euro, io come host pago una commissione che sono circa 3 euro su 100 e tu come affittuario paghi un 15 euro
per ogni notte. Okay? Quindi il business di Airbnb sostanzialmente è questo, guadagnano dalle commissioni. Quindi è altamente scalabile. È anche vero che ha scelto un momento abbastanza difficile per quotarsi Airbnb per il settore turismo, no? Se Sì. pensiamo che rispetto all'anno precedente ha perso il settore del turismo circa il 34%, ha scelto sicuramente un periodo molto difficile, al contrario di DoorDash, che nel periodo Covid ha avuto un boom. Quindi sono anche abbastanza curiose da analizzare queste due componenti, no? Quindi il fatto che un'azienda come Airbnb si sia quotata in un momento di estrema difficoltà del settore e l'altra in un momento, DoorDash, in un momento di estrema euforia del settore. Entrambe comunque all'IPO hanno avuto una quotazione rialzista. Quindi anche questo fenomeno è da analizzare, secondo me, perché è molto interessante. Lo hai già detto, lo ripetiamo a questo punto. Intanto abbiamo visto anche le prime due candele di contrattazione, diciamo così, da parte di DoorDash. Dicevo, lo hai già detto, lo ribadiamo. A chi magari si domanda, beh, ma quindi ci conviene entrare in questi due titoli, che cosa rispondiamo? Ma io direi di aspettare tranquillamente. Può esserci un pochino di euforia del momento, quindi non escludo che può fare ancora qualche seduta rialzista, ma se la si vuole tenere, poi come sempre Giacomo lo sai che io amo fare le distinzioni da una persona che vuole tenere il titolo di breve periodo, quindi facendo uno scalping multi-day, uno scalping oppure multi-day, una persona che lo vuole tenere di medio periodo e una persona che lo vuole tenere di lungo periodo. Nel primo caso, allora, puoi fare lo scalping anche multi-day. Chiaro che è molto difficile perché non hai dati storici alle spalle e ti basi solamente sui volumi, sul book. È uno scalping un po' pochino più, diciamo, professionale dal punto di vista della difficoltà. Per il lungo periodo io non entrerei adesso a questi prezzi, soprattutto perché comunque non sappiamo, su Airbnb non sappiamo quanto tempo ci metteranno a recuperare effettivamente le perdite che hanno avuto rispetto all'anno precedente. E comunque ricordiamoci che Airbnb, sia Airbnb che DoorDash non portano utili, cioè fatturano miliardi ma non fanno utili. Quindi io aspetterei dei prezzi decisamente più bassi, sia per una che per l'altra, per le aspettative di un pochino più lungo termine. Come ti avevo accennato prima, se non mi ricordo male, Uber aprì a 39 durante l'IPO, raggiunse un massimo di 47 entro qualche mese dopo la quotazione, per poi toccare un minimo di 15. Stessa cosa fece Lyft. Se vai a vedere anche Facebook, dall'IPO a 41 tornò a quotare 17. Tesla da 20-23 andò a toccare 15. Quindi generalmente dopo un IPO la tendenza prima magari è un pochino rialzista, poi si tende un pochino a lasciare da parte l'euforia, tanto più in un mercato tirato come quello che è adesso. Il mercato americano è molto tirato al rialzo. Questo non vuol dire che si debba andare short, vuol dire che bisogna tenersi un pochino più con le spalle al muro, no? E quindi stare un pochino più attenti a eventuali discese che possono essere anche più importanti di quelle che ci aspettiamo. Possono essere anche discese abbastanza veloci, quindi di pochi giorni, ma abbastanza intense. In questo caso, titoli come Airbnb e DoorDash, che sono completamente dentro le offerte del momento, potrebbero avere anche loro delle discese abbastanza importanti. Intanto da oggitrading.it, nei piani dei vertici di DoorDash vi è una raccolta di 2,8 miliardi di dollari, permetterebbe all'azienda di raggiungere una valutazione di 32 miliardi. Come abbiamo accennato, insomma, DoorDash è azienda leader nel settore food delivery. E sostanzialmente, insomma, al 30 settembre di quest'anno DoorDash ha registrato entrate per 1,9 miliardi di dollari in aumento di 587 milioni rispetto ai primi mesi del 2019. Le 33 milioni di azioni che l'azienda ha pianificato di offrire sul mercato dovrebbero collocarsi in una forbice di prezzo di 75-85 dollari, mentre sul fronte di Airbnb, che peraltro, insomma, Matteo ha anche un po' spiegato anche qual è il business. Io per primo sono uno che si muove, se possibile, più su Airbnb che sugli alberghi. Peraltro, insomma, poi è un argomento anche abbastanza attuale. Prima della situazione Covid, che di fatto ha paralizzato il settore, ci sono stati diversi dibattiti, insomma, polemiche sulla invadenza e su quanto abbia il mercato, il movimento Airbnb abbia ridotto evidentemente le entrate sul fronte
fronte alberghiero, e il colosso americano l'ultimo trimestre ha registrato un utile netto di 219 milioni di dollari su un fatturato totale di 1,65 miliardi. Allora, abbiamo fatto dunque il punto su Airbnb e su DoorDash. Non so se poi ti abbia o meno sorpreso, insomma, l'avvio dirompente, insomma, di DoorDash, ma immagino forse neanche più di tanto dato i numeri che si trascinava dietro. Beh, DoorDash adesso l'ha aperto praticamente, il prezzo di apertura del bio è stato circa di 182, sì, quindi ben molto al di sopra delle aspettative del prezzo forchetta e delle IPO precedenti. Addirittura è andata a fare un massimo 195, adesso è un minimo 165, questo anche per capire l'estrema volatilità che c'è dietro una IPO. Quindi stare anche lì molto attenti quando si va a fare trading sulle IPO. Lo sconsiglio se si è alle prime armi, e andrei anche lì sempre a lavorare con ordini al limite, però di lungo periodo sinceramente non mi fa impazzire. Quindi adesso capitalizza 70 miliardi DoorDash, non i 30 e passa che doveva capitalizzare prima dell'IPO. 70 miliardi è quasi il doppio, è tantissimo a mio avviso, contando che è vero che ha una quota di mercato importante negli Stati Uniti, circa il 49% della quota di mercato del settore food delivery. Se pensiamo Uber, Uber Eats negli Stati Uniti ha una quota di mercato del 22%, DoorDash ha la maggiore quota di mercato negli Stati Uniti, però capitalizza quanto un colosso come FedEx, quella praticamente il corriere, sì, certo, tra i più famosi al mondo, direi anche. Sì, appare spesso anche nei film americani, insomma. Anzi, assolutamente, che ti lanciano le TV come se fossero praticamente della cosa. Esatto, praticamente sì. Ampliando un po' la veduta sul mercato americano, la situazione vede una seduta, non tanto su quelle di ieri, l'altro ieri o di oggi, però di sicuro a questo punto dell'anno, quindi verso la fine dell'anno, e dove devo dire che è molto l'attualità che fa da padrona in questo caso, tra vaccino, tra Trump che non si arrende e che ha anche un terzo degli stati, perché insomma se sono 19 vuol dire che sono sostanzialmente all'incirca un terzo arrotondando, che potrebbero dargli manforte per quanto riguarda la sua battaglia sul fronte delle elezioni, e ovviamente la Fed che interverrà settimana prossima. Che cosa possiamo aspettarci dopo che comunque hanno recentemente aggiornato anche i propri massimi? Insomma, ormai il Dow Jones viaggia, al di là della chiusura di un punto sotto, ma viaggia sopra i 30.000, lo Standard & Poor's ha toccato i 3.700 e il Nasdaq ha toccato i 12.500. Beh, il mercato americano, come dicevo prima, è molto tirato. Rimane comunque un mercato rialzista per il momento, quindi è inutile andare contro il mercato, a mio avviso, finché non dà dei segnali evidenti di ribasso. Adesso il Nasdaq nelle sedute precedenti è sceso un pochino dai massimi storici, ma penso che sia anche normale, non è che si può sempre salire nei mercati. Qualche ritraccio anche fisiologico, Nella vita, d'altra parte. Assolutamente, se alti e bassi, no? Diciamo che la vita fosse come il Nasdaq, non sarebbe male. Comunque sono alti, questo è vero, qui ti do ragione. E comunque, guardando anche un grafico, semplicemente, poi il grafico lascia anche il tempo che trova, perché comunque io sono sul adesso settimanale, non so se può venirti d'aiuto o se invece pensavi a un altro tipo di... Guardo anche un daily, sì? È molto laterale rialzista in questo momento il Nasdaq, nel senso che sta lateralizzando in una fase rialzista, no? Di mercato, quindi fa praticamente un processo che si chiama mean reverting, che non è un processo molto da tenere in considerazione magari su un daily, perché il mean reverting è un processo che impiega decisamente più tempo per concludersi. Però vediamo che comunque tende, io utilizzo sempre una media esponenziale a 25, che la reputo molto molto utile, molto valida e molto interessante per analizzarsi alcuni asset, tra cui ad esempio il Nasdaq sul daily. Fa sempre una specie di processo dove tenta di salire i suoi massimi e poi fa di nuovo il reverting verso la media, tenta di salire e poi scende di nuovo.
È chiaro che quando fa delle salite più importanti, poi fa delle discese anche più importanti. Che cosa aspettarsi da qui a fine anno? Magari qualche presa di profitto ci può essere. L'abbiamo visto quando il Nasdaq ha raggiunto i massimi, poi una bella presa di profitto, i massimi storici, praticamente dell'8 dicembre, ha fatto poi la giornata successiva al 9 dicembre una bella discesa, abbastanza anche importante se andiamo a vedere quello che aveva mosso il Nasdaq nei giorni precedenti, però sono movimenti molto piccoli ancora, a mio avviso, per poter dire adesso è scoppiata la bolla, adesso si scende di qua di là. Io aspetterei piuttosto delle conferme ulteriori. Abbiamo analizzato un livello molto interessante sull'H4 e sul daily, che è quello dei 12.300. Quindi delle chiusure anche sul daily sotto i 12.300 potrebbero allora portare il prezzo ancora un pochino più in basso. Però questo per quanto riguarda il multi-day. Se mi chiedi che cosa può succedere da qui ai prossimi 6, 7, 8 mesi, è molto difficile fare delle previsioni in questo momento. E ti faccio capire anche il perché. Sì. Prendiamo Tesla come esempio. Le più grandi banche di investimento, i più grandi trader al mondo non sanno che cosa fare su Tesla. Se ti dico che, no, ti fa ridere, però JP Morgan dice vendete Tesla perché può perdere fino all'85%, mentre Goldman Sachs dice comprate Tesla perché ho un, non è che dice comprate Tesla, però dice ho un target su Tesla di 780. Capisci che due tra le più grandi istituzioni, banche d'affari, banche di investimento americane, non sanno neanche loro bene che cosa sta succedendo. Quindi la cosa che consiglio sempre in questo momento è cercare, per quanto riguarda un portafoglio magari di lungo periodo, cercare di farsi un portafoglio ben bilanciato. Quindi ci sta a mettere a parte anche un pochino più speculativa. Tu lo sai bene, abbiamo analizzato qualche settimana fa anche dei titoli come Switchback piuttosto che NIO. Sì. Ci sta a mettere la parte più speculativa, chiaramente dosarla bene, e poi mettere una parte anche un pochino più value, che in questo momento è sottovalutata, all'interno del portafoglio, mettere la parte anche growth, perché ci sta. Io personalmente Tesla in portafoglio non la metto perché non riesco a gestirla. Sono sincero, perché non so come si può comportare, quindi preferisco in questo momento non inserirla. Chiaro. Di breve termine, invece, l'unico consiglio che posso dare è quello di seguire il mercato, quindi mai cercare dei punti dove anticiparlo, quindi trovare dei punti di massimo, di minimo dove comprare e vendere, perché abbiamo visto che comunque funziona poco questa metodologia di trading qui. Seguire sempre il mercato. Se il mercato ci dà un segnale ribassista e vediamo che ha una pressione forte ribassista, allora fare lo short, non aspettare che il mercato venga giù per tentare il long, perché poi si va contro martingale, si fanno anti-martingale, incrementi a caso e diventa un pasticcio poi. C'è una domanda di Umberto che ti chiede: il settore delle utility americano è a tuo parere attualmente sottovalutato oppure no? Tu che idea hai? Allora, può essere un po' sottovalutato come settore quello delle utilities. Io sinceramente non è un settore in questo momento su cui punterei troppo. Andrei più sul settore un pochino più industrial, ma di un certo tipo. Andrei più proprio settore per settore, no? Quindi il settore magari adesso del turismo, che è un settore che può riprendersi abbastanza bene, settore del rinnovabile, che è un settore nel lungo periodo che può fare abbastanza bene. Il settore tecnologico, scegliere con calma e con cautela i titoli da inserire nel settore tecnologico. E poi è chiaro che, come dicevo prima, i prezzi tendono sempre a fare un processo di lungo periodo di mean reverting, no? Quindi di ritorno verso la media. Questa è una tendenza, non è detto che sia così, è una tendenza. Quindi generalmente se il titolo è un titolo anche abbastanza ciclico, è un titolo con fondamentali direi buoni. È chiaro che se è tanto sottovalutato, con un orizzonte temporale anche abbastanza lungo, dovrebbe tendere poi a fare questo processo di mean reverting, quindi di ritorno verso la media. Se è tanto sottovalutato, vuol dire che può tornare su un prezzo di medio più alto. Se è tanto sopravvalutato, vuol dire che può tornare su un prezzo medio più basso.